buon inizio d'anno con la nostra orchestra. I ragazzi si sono impegnati, hanno lavorato moltissimo e rispetto ai primi tempi sono diventati eccezionali. Li ho seguiti a random, ogni tanto sono andata a curiosare. E quindi ascolteremo le loro musiche, ci sarà poi anche l'intervento del coro e quindi vi auguro che questa sia una bella serata passata in serenità e allegria. E vi faccio già gli auguri di Buon Natale, perché poi dopo diciamo sarà abbastanza concitato, quindi l'attenzione adesso la poniamo ai nostri ragazzi. Grazie ancora per essere venuti, buona serata. Bene, buonasera, vi do il mio benvenuto, anche il mio benvenuto, grazie per essere qua al nostro ormai tradizionale concerto di Natale. Prima di iniziare presento i maestri, i nostri insegnanti, quindi che conoscete in realtà molto bene, però insomma un buon modo per ringraziarli già da subito. La professoressa Angioni. Thank you.
numero 2. Il valzer è una brillante danza nata alla fine del 1700 come evoluzione del popolare lander dell'Europa centrale. Praticata inizialmente in Austria e in Germania, si è poi diffusa in tutto il mondo. Questa sera ascolteremo una composizione di Dmitri Shostakovich tratta dalla Jazz Suite numero 2 che Stanley Kubrick ha utilizzato nella colonna sonora, scusate, del film Eyes Wide Shut. Con il suo famoso discorso alla conferenza mondiale sul clima,
avvenuto nel dicembre 2018 in Polonia. La sua protesta è diventata simbolo di una lotta quotidiana a livello mondiale per salvaguardare il nostro pianeta, lotta che deve partire da ciascuno di noi nel nostro piccolo quotidiano. Ricordiamo alcuni passaggi significativi del suo semplice ma pungente discorso. Il mio nome è Greta Thunberg, ho 15 anni e vengo dalla Svezia. Molte persone dicono che la Svezia sia solo un piccolo paese e allora non importa cosa facciamo. Ma io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo la scuola, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme, se solo lo volessimo veramente. Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente, non importa quanto possa risultare scomodo. Voi parlate solo di una crescita senza fine, in riferimento alla green economy, perché avete paura di diventare impopolari. Parlate solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino. Ma non mi importa risultare impopolare. Mi importa della giustizia climatica e di un pianeta vivibile. La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare a fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche, in paesi come il mio, possano vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso. Nel 2078 festeggerò il mio 75° compleanno. Se avrò dei bambini, probabilmente un giorno mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno come mai non avete fatto niente quando era ancora tempo di agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. Finché non vi fermate a focalizzare cosa deve essere fatto, anziché su cosa sia politicamente meglio fare, non c'è alcuna speranza. Tanto ci avete ignorati in passato e continuerete a ignorarci. Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. Il vero potere appartiene al popolo. Grazie. Grazie alla sua determinazione e al suo esempio, ragazzi di diverse nazioni e poi anche adulti hanno iniziato a protestare davanti al Parlamento e ai comuni del proprio paese. Greta ha fatto scuola, si sono diffusi gli hashtag Friday for Future e la lotta continua a livello mondiale. Anche in Italia un numero nutrito di ragazzi si ritrova in piazza ogni venerdì per protestare contro il cambiamento climatico. Proprio nella nostra città, lo scorso venerdì 13 dicembre, si è svolta una manifestazione in cui ha partecipato la coraggiosa Greta. Noi siamo al cambiamento. Facciamo ancora un applauso ai ragazzi. Purtroppo abbiamo voluto ai ragazzi introdurre due momenti così di riflessione che ci aiutano a festeggiare il Natale anche in maniera un pochino più consapevole e anche per loro adulta, quindi grazie a loro. Proseguiamo la nostra serata musicale con la Pirati dei Caraibi, la famosissima saga Pirati dei Caraibi, che si compone, come credo molti di voi sanno, di 5 film, ha ispirato negli anni numerosi romanzi e fumetti. Il protagonista è il famoso pirata Jack Sparrow, interpretato nel film da Johnny Depp. Molto importanti sono i contenuti musicali, firmati principalmente da Hans Zimmer. Il brano verrà eseguito nella versione orchestrale. Thank you.
adesso entriamo nel clima del Natale, per la gioia di chi come me è sensibile al fascino del Natale. Notte di Natale è un brano tradizionale dalle sonorità vellutate e dall'andamento cullante. Per questa esibizione si uniranno all'orchestra i flauti dolci, suonati dagli alunni non musicisti dei corsi A e C, coordinati dal professor Musso.
vogliono l'istruzione, e per i bambini spaventati che vogliono la pace, e per i bambini senza voce che vogliono il cambiamento. Sono qui per i loro diritti, per dare loro voce. Non è il momento di averne compassione, è il momento di agire, per fare in modo che sia l'ultima volta che a dei bambini è sottratta l'istruzione. Quando avevo 10 anni, Swat, un posto di bellezza e turismo, è diventato improvvisamente un luogo di terrore. Più di 400 scuole sono state distrutte. Alle ragazze è stato impedito di andare a scuola. Le donne sono state picchiate. Innocenti sono stati uccisi. Tutti abbiamo sofferto. I nostri bisogni sono diventati incubi. L'istruzione da diritto è diventato crimine. Non serve dire ai leader quanto è importante l'istruzione. Lo sanno già, i loro figli sono nelle migliori scuole. È ora di dirgli che devono agire, adesso. Chiediamo ai leader del mondo di unirsi e fare dell'istruzione la loro priorità numero uno. I leader devono cogliere questa opportunità per garantire un'istruzione primaria e superiore, gratuita e di qualità a ciascun bambino. Dobbiamo metterci al lavoro, non aspettare. Chiedo ai ragazzi come me di alzare la testa in tutto il mondo. Cari fratelli e sorelle, diventiamo la prima generazione a decidere di essere l'ultima. Classi vuote, infanzie perdute, potenziale perduto. Facciamo in modo che queste cose finiscano con noi. Che sia l'ultima volta che un bambino o una bambina spendono la loro infanzia in una fabbrica. Che sia l'ultima volta che una bambina è costretta a sposarsi. Che sia l'ultima volta che un bambino innocente muore in guerra. Che sia l'ultima volta che una classe resta vuota. Che sia l'ultima volta che una bambina viene detto che l'istruzione è un crimine, non un diritto. Che sia l'ultima volta che un bambino non può andare a scuola. Diamo inizio a questa fine, che finisca con noi. Costruiamo un futuro migliore, proprio qui, proprio ora. Grazie. Questo era il discorso del premio Nobel per i diritti dei bambini nel 2014 di Malala. I nostri ragazzi delle classi prime che compongono il coro che è stato preparato e sarà diretto dal professor Ricci. Facciamo loro un applauso. E ascoltiamo ora Feliz Navidad, famosa canzone natalizia degli anni 70, composta dal cantante e compositore José Feliciano. È un augurio di felice Natale ed un felice anno nuovo, in lingua spagnola e inglese. Il brano sarà eseguito nella versione orchestrale, insieme al nostro coro delle classi prime, diretto dal professor Ricci. Feliz Navidad.
gospel, che letteralmente significa la parola di Dio, e nasce nella cultura afroamericana e si diffonde poi in tutto il mondo. Oh Happy Day, brano composto nel 1968, è senz'altro uno degli esempi più famosi di questo genere musicale. La nostra orchestra lo eseguirà sempre accompagnata insieme al coro. Del 2004.
Il protagonista è il compositore Clément Mathieu. Ritrovandosi a lavorare in un collegio francese pieno di ragazzi dal passato burrescoso, utilizza il canto corale come metodo educativo. Tra i brani che Clément insegna c'è proprio quello che ascolteremo questa sera, eseguito nella versione orchestrale insieme ai flauti e al coro delle classi prime. Quindi tutta la nostra formazione al completo. Quindi un applauso grandissimo. Thank you.
regioni A e C che non fanno parte dell'indirizzo musicale ma che hanno, sono stati protagonisti insieme ai loro compagni di questa serata. Il professor Lisci, e poi naturalmente un grazie speciale al nostro dirigente, alla dottoressa Ciuliuli, un grazie al professor Malanino che ha preparato la lotta, sta facendo il video, un grazie anche al signor Fassio che ha contribuito. Grazie ancora per la vostra presenza e ancora auguri.